Cari ascoltatori, eccoci nuovamente insieme al nostro appuntamento con il programma Pensieri, Parole e Musica, la trasmissione che va in onda ogni 15 giorni su Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, il lunedì alle 10.03, in replica sempre il lunedì alle 19.03 e il martedì alle 21.30 sulla frequenza 87,6 MHz oppure su tunein.com digitando Radio Speranza Pescara. Giunga un caloroso saluto a tutti voi dal direttore Don Remo Chioditti, da Natascia Chioditti alla console tecnica e musicale, da Massimiliano Spiriticchio della redazione giornalistica e da me, Daniela Quieti, al microfono. Siamo nel cuore dell'estate, circondati dalla bellezza della natura. Sta arrivando agosto, mese che segna in particolare la fase di raccolta del grano. Infatti, come recita un antico proverbio, agosto ci matura grano e mosto. Il 6 agosto la liturgia celebra la festa della trasfigurazione del Signore, una pagina evangelica che offre un messaggio di speranza, un invito a contemplare la bellezza di Dio e a metterci al servizio dei fratelli. Gesù scelse di prendere con sé alcuni discepoli per salire sul monte Tabor a pregare. 6 giorni prima aveva detto loro: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Pietro, Giacomo e Giovanni furono testimoni di un evento straordinario. Su quel monte il Padre si manifestò nella voce, il Figlio nella sua carne trasfigurata, lo Spirito Santo nella nube luminosa. Cristo apparve nel suo corpo glorioso. Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante, e due uomini, Mosè ed Elia, che rappresentavano la legge e i profeti, apparsi anch'essi nella loro gloria, parlavano con lui del compimento in Gerusalemme del suo sacrificio. In tale prospettiva possiamo anche noi rinnovare il nostro impegno spirituale di incontro con il Signore. Gesù sul monte Tabor si manifestò in tutto lo splendore della sua vita divina. Questa fu l'unica occasione, durante la sua vita mortale, in cui il Signore permise al suo corpo di riflettere la gloria della sua divinità con una luce incomparabile, per preparare i suoi discepoli a sostenere il futuro strazio della croce, quando lo avrebbero visto sul Calvario come uomo crocifisso e ucciso. Gesù conduce i discepoli più stretti sul monte per trasfigurarsi ai loro occhi affinché, per un momento, potessero percepirlo nella pienezza della sua grazia divina. È un momento di vera rivelazione, confermato dalla voce del Padre che annuncia: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». Pietro, Giacomo e Giovanni scenderanno dal monte, ritornando alle consuete occupazioni, fortificati nella loro fede e pronti a riprendere il cammino con Gesù. Il significato che riveste la trasfigurazione del Signore è sempre attuale, soprattutto come invito a trasfigurare la nostra esistenza quotidiana, rivedendola e interpretandola alla luce della parola di Gesù. Nel cuore dell'estate siamo invitati anche noi a salire sul Tabor per contemplare la bellezza di Dio, per essere rincuorati dalla forza dello Spirito Divino e per testimoniare costantemente la carità e l'amore, specialmente per chi soffre, per gli ammalati, per quanti si trovano nella solitudine e nell'abbandono. Ora un intervallo musicale. Ma ci volevamo appena, ci urtanne c'era la guerra. La guerra varicchia è passata, per nascere pepe ci chiavammo ammazzato. A scuola non avevo impacchettato mie settimane, tornata a casa mi pigliava l'altro. Non sia mai oggi, se strillano a chiona, o vado a scuola e fa rivoluzione. Linda capa mia, ci sta a bella, su passato tant'anni e para ieri. Non è che una volta oggi più libertà,
i škodit ladin, aby tu stamita. Na vodu se varla, piano piano, e alta voce su, a canzone se cantava. Ovunque a tutto l'ora se parlava, mo a capa sotto il cellulare in mano. E a sciaturezza e un po' che violenza, e se va a fa fottere educazione e pacienza. La piccirilla prego poco nera americana, o c'è più cinese, slavo e musulmano. In da capa mia ci sta Babel, son passato tant'anni e paraiera, meglio la vota c'è che più libertà, preferisco di tradina la virtù stamità. Buon passato, ci ritiravamo, allora carosella, mo se non si fanno i quattro, non è bello. Gonna longa, casettuna, facce voluzzate, oggi cula fuori, tatuaggio e casone stracciato. Una foto figli parecchi, oh mamma e padre, oggi non figli astiente, ma chi un mamma e padre. Anzi figli in provetto, oggi si fa, vado di creature, se morano e fanno. In da capo mio, ci sta Babel, son passato tant'anni e paraiera. Meglio la voce che più libertà, preferisco di tradina la virtù stamità. Baciamana alle signore, mo violenza alle donne ogni 24 ore, che sta veramente cosa infama, non può passare né oggi né dimana. Mi ricordo baciamana alle signore, mo violenza alle donne ogni 24 ore. Torniamo ai nostri pensieri, carissimi ascoltatori di Radio Speranza, con la presenza di due graditissimi ospiti, Antonio Cessari e Fabio Luongo. E Antonio Cessari è già stato comunque qui da noi a Radio Speranza, e soprattutto mi fa piacere quindi ricordare che la musica che abbiamo appena ascoltato è proprio la composizione è proprio di Antonio Cessari, che ha una grande passione per la musica, in particolare per la composizione, ma anche e soprattutto sono molto importanti i messaggi contenuti nella sua musica, che sono messaggi sempre di amicizia, di aiuto, di solidarietà. E poi quindi direi di iniziare proprio da Antonio Cessari e poi passeremo al giovane Fabio Luongo. Allora, buongiorno e benvenuto Antonio a Radio Speranza. Ciao Daniela, grazie dell'opportunità che ci hai offerto. Sono già stato qui, ringrazio quindi nuovamente Radio Speranza, e questa volta vengo a presentare, nel passato ho presentato dei brani miei, questa volta pure sono dei brani miei, però il primo, anzi è un brano mio, e però vengo a presentare questo giovane ragazzo conosciuto da poco, che abita a Pescara ma è proprio napoletano, quindi molte canzoni mie in napoletano lui le canterà, logicamente non disprezzando gli abruzzesi, per carità, però la pronuncia è quella che infatti è importante. Infatti tempo è una volta. Sì. In questo caso la canzone appunto traccia un po' la differenza tra il tempo d'oggi e il tempo di una volta, quindi cosa che poi si vedrà anche nella canzone che canta Fabio dopo. Un messaggio proprio importante che lanciamo è quello sulla violenza delle donne, che nell'ultima frase, che è stata poi sfumata per la verità, in cui diciamo che ricordiamo il baciamano alle signore con una certa, quasi lo ricordiamo alle volte con una certa ironia. In effetti sarebbe stato molto meglio avere più baciamani in questo momento che non questa violenza sulle donne che ogni 24 ore ce la sentiamo nel cellulare. Quindi finiamo questo brano dicendo che sta veramente una cosa infame, non può passare né oggi né dimani. E con questo vi lascio, ragazzi.
Prima di lasciarci un attimo ancora, volevo ricordare che le tue canzoni hanno partecipato, insomma, a Sanremo, a tantissimi festival importanti. E come quindi hai potuto conciliare questa passione per la musica con un lavoro in banca totalmente diverso? Eh sì, io ho cantato negli anni, fine anni 70, ho cantato sulle piazze per un anno e mezzo circa, proprio io personalmente. Sono stato perfino alla RCA, ma sarei dovuto ritornarci. Non sono ritornato perché poi il lavoro in banca mi ha preso e quindi ho fatto 30 anni di lavoro in banca e quindi ho ripreso, diciamo, dopo circa 30 anni, mentre continuavo a comporre, però ho ripreso non più a cantare e a suonare, ma solamente a comporre, ecco. Però ecco, la cosa molto bella, più di 60 canzoni quindi, sì, al momento... che sono tutte interpretate da giovani artisti, sì. Quindi c'è questa, come dire, questo testimone generazionale che viene proiettato nel futuro. Sì, in effetti ho scoperto anche questa altra possibilità, cioè come se fossi un talent scout, impropriamente, perché poi non faccio il produttore, certamente faccio solo l'autore, però ho scoperto tanti giovani che hanno cantato al conservatorio, invece questo ragazzo fa parte della scuola di Mazzocchetti, quindi che pure... Che è già stato ospite anche qui recentemente, infatti, sì. E allora, buongiorno a Fabio Luongo, giovanissimo, nato a Napoli, fin da piccolo quindi ascoltava artisti come Pino Daniele, Bennato, Britti, che gli hanno fatto veramente amare la musica e soprattutto il loro strumento, la chitarra. E allora... Sì, buongiorno a tutti. Sì, chiedo di parlarci un po' di te, di presentarti un po'. Quindi. Sì, io mi chiamo Fabio Luongo e sono nato a Napoli. In verità sono vissuto nel paese di Massimo Troisi, che saluto tutti gli abitanti di San Giorgio a Cremano, che ovviamente li porto sempre nel cuore perché è una città stupenda, è la città natale, quindi non può essere altro. E nulla, sì, come già detto, mi hanno molto caratterizzato nella scelta anche di brani musicali, anche nella mia composizione, questi tre autori come Bennato, Pino Daniele e Britti, perché loro trattavano molti argomenti sociali e nelle loro canzoni mandavano messaggi molto importanti alle persone, un po' di sveglia in questo mondo che ci sta tartassando di informazioni a volte anche sbagliate, che ci vogliono far credere cose forse a volte non vere, e quindi con la loro musica, i loro messaggi cercavano di inculcarci qualcosa di positivo e di cambiamento nel fare sempre meglio e di poter credere nell'amore, poter credere nella voglia di poter vivere sereni anche in questo mondo che è un po' sbagliato, ecco. Ed è quello che anche scrivo io nelle mie musiche, mandare messaggi alle persone di credere sempre in questo amore eterno che è un filo conduttore che ci può portare sempre a far meglio, a credere sempre in noi stessi e non abbatterci nei momenti difficili, ma ecco, ricordarci che ci sta sempre lì in quell'angoletto nascosto, possiamo sempre prenderlo in qualsiasi momento e buttarlo fuori. Come dice poi Dante Alighieri, l'amor che muove il sole e le altre stelle, esatto. Importantissimo. E quindi so che hai partecipato anche a un programma sul Rai 1 con sì, Alex con Britti, che sì, lo ringrazio tantissimo, lui è una persona squisita e mi ha dato tantissimo musicalmente. E grazie a lui che ho preso la chitarra, oppure per colpa sua, come lui dice, anche di Bennato, tra l'altro. E quindi mi ha trasmesso questa forte passione per questo strumento che adoro e grazie a lui posso trasmettere quello che ho dentro. E attualmente invece frequenti la scuola di Piero Mazzocchetti. Esattamente, che lo saluto. È stato anche, sì, appunto, come ho detto prima, ospite qui della trasmissione. Sì, sì, e sì. Quindi anche lui ha dei messaggi sempre molto belli nelle sue musiche, nelle sue poesie. E quindi adesso giri con una band con un ampio repertorio, sì. L'Abruzzo. Sì, sì, facciamo Molise, Marche e Abruzzo. E ci spostiamo a volte anche in Calabria o in Campania, perché abbiamo anche lì un po' di agganci. E questa sinergia dire. Con il compositore Antonio Cessari? Com'è? Beh, è un napoletano come me. Io amo, tra l'altro, la lingua napoletana. E la trovo molto musicale nelle canzoni.
ed è anche molto diretta come messaggi. A volte per dire una frase in italiano sprechiamo tante parole, quando a volte nel napoletano ne bastano due per capire il concetto. E questo amo di questa lingua, che è diretta ed è molto anche popolare, quindi racchiude un po' tutti. Ma Antonio Cesari non si esibisce mai? Sì, io mi sono... Serafino Mario mi ha fatto esibire a Caserta l'ottobre scorso, ma ho cantato una canzone su mia figlia dopo 40 anni, che l'ho fatta sentire anche bellissimo. Qui. Ma lui l'ha fatta in spagnolo, questo volevo dire, sto ragazzo canta anche in americano, in spagnolo, lui gliel'abbiamo tradotta in spagnolo questa canzone, Oggi sposa Francesca, e lui, mette al caso te la faremo sentire in un'altra occasione, fa questa canzone, capito, che è dedicata alla mia figlia che si sposa, quindi il dolore diciamo di un padre che deve lasciare la figlia, dolore, ma no, anche dolore, gioia, sì, sì. No, perché anche lì c'è un messaggio che dice, alle volte l'uomo, anche il più buono, non è mai come un padre, capito? Anche questo messaggio. Capisco che insomma i padri sono anche a sì, volte ma comunque, questo volevo dire che lui ha capito, lui non canta però... solo, lui non canta solo le mie canzoni napoletane, canta pure le canzoni in italiano, perché lui canta in italiano, in americano e canta anche in spagnolo. E per quanto riguarda i progetti futuri di Antonio Cesari? Questo ti volevamo dire, tu ci dovrai fare l'onore di venirci a presentare quando faremo una conferenza stampa, no, e noi ti invitiamo già da questa radio, vedi? Quando faremo una conferenza stampa qui a Pescara, non so dove, ci auguriamo di farla in una sede opportuna, e tu verrai tu, così ci sarò interpo. Oramai che già conosci la nostra ma che sei disponibile, noi ti chiederemo la giornata che tu sei disponibile e facciamo la conferenza stampa, va bene? La possiamo fare anche con Radio Speranza. Radio Speranza, capito? Noi la vorremmo fare un po' con un po' di pubblico, quindi qua è un po' con Radio Speranza non si muove. Ha un forte pubblico di ascoltatori. Non ci viene a riprendere. Radio Speranza non ci viene a riprendere. Però c'ha tanti ascoltatori. No, potremmo farla venire a riprendere Radio Speranza, no? Allora, invece per quanto riguarda, torniamo un attimo a Fabio, nell'immediato, quindi adesso ancora per questa adesso sto fine estate. Sì, sto ancora in procedo di fare altri concerti, il prossimo sarà a Pedaso per esempio il 3 di agosto, per poi spostarci in altre mete che adesso non ricordo perché ne sono tantissime per fortuna, e poi niente, continuerò anche a studiare ancora col maestro Piero Mazzocchetti e abbiamo anche dei progetti per quanto riguarda Casa Sanremo e incrociamo le dita su questo aspetto. Questo è molto importante, sì. Molto importante. Poi volevo dire che la canzone, la prossima che sentirete, è stata musicata, scritta da me, musica e parole, e volevo sempre incentrare il tema sulla domenica. Infatti la canzone si chiama Ma la domenica dov'è? Questa canzone parla infatti della domenica che, per quanto mi riguarda, non esiste più come prima, non è vista più come la domenica di una volta, dove ci si riuniva in famiglia, si stava insieme. Mi ricordo che a Napoli il nonno preparava un ragù, si dice a Napoli, dalla mattina, quindi sentivi questo odore per la casa di questo sugo preparato bello corposo. O comunque preparare i pasticcini, stare tutti insieme, ci alzavamo tipo alle 6 del pomeriggio. Quindi tutta questa tradizione oggi si è persa perché si lavora tanto. Si lavora tutti i giorni e anche la domenica, e i negozi sono tutti quanti aperti, non c'è nemmeno il tempo per la propria fidanzata. E per la messa, amore. Si andava soprattutto alla messa la domenica. Esattamente, non c'è più tempo di fare nulla, perché la domenica è diventata un giorno come un altro, quando prima era il giorno del Signore, uno si riposava. E questo diciamo è il tema incentrato della mia canzone, un po' per dire che a me questa cosa non sta bene, non va per niente questo bene. Questo è bello, che dei giovani vogliano riappropriarsi di queste tradizioni e di questi sentimenti. E allora ascoltiamo subito questa Ma la domenica dov'è di Fabio Longo. Grazie. Non esiste un giorno in cui non si va a lavorare. Negozi sempre aperti, cinema che strappano i biglietti, pure a Natale. Non so se sia tanto normale. Ricordo che aspettavo il weekend urbano, il venerdì la... Il sabato tutti in vita, il giorno dopo io e te la famiglia.
tutto uguale. Si capisce mai, si vede mai la pausa estiva o quella invernale. Ma la domenica dov'è, se non ci siamo io e te? Col motorino giravamo il mondo, non importa il resto che ci intorno. Ma la domenica dov'è, se non ci siamo io e te? E noi a questo centro commerciale andiamo al mare e ti voglio baciare. Tutto è uguale, fino a fatto la testa, la partita domenicale. Si gioca tutti i giorni, centinaia di incontri, poveri calciatori, giustificati se commettono errori. E si scommette sempre, e senza orari siamo mai dipendenti. Capiscono farmaci, va bene la tabaccheria, sono le banche che hanno paura di amnesia. Ma com'è? Tutto è uguale. Non si capisce mai, non si vede mai, la realtà è diventata normale. Ma la domenica dov'è, se non ci siamo io e te? Col motorino giravamo il mondo, non importa il resto che ci intorno. Ma la domenica dov'è, se non ci siamo io e te? Che noi a questo centro commerciale andiamo al mare e ti voglio baciare. Sentirmi speciale, ma questa domenica dov'è? Quindi di Fabio Luongo, un ultimo pensiero per gli ascoltatori di Radio Speranza. Sì, ritroviamo questa domenica a questo punto, ritroviamola tutti quanti, stiamo più con i nostri cari, stiamo in famiglia, riavviciniamoci un po' tutti, perché è bello amarsi, è bello stare tutti insieme, stiamo con i nonni, stiamo con gli zii, la famiglia è bella perché è unita. Insomma, stacchiamo un po' un attimo le mani dai telefonini, da internet. Esattamente, questa testa abbassata giù mentre camminiamo non va bene. E quanto allora, Antonio Cessari, un pensiero quindi rivolto agli ascoltatori di Radio Speranza? Beh, ringrazio sempre dell'attenzione di Radio Speranza e quindi anche degli ascoltatori che ci ascoltano. Tu poi ci farei sapere quando andremo in onda, ce lo dirai tu dopo. Sì, ho già detto prima, lunedì mattina andremo in onda alle 10.03, quindi poi sempre il lunedì alle 19.03 e il martedì alle 21.30. Allora, ringraziamo vivamente per essere stati i nostri ospiti Fabio Luongo e Antonio Cessari, e spero che ritornino comunque con nuove composizioni che ci faranno sentire. E prima di congedarci, grazie a te Daniela, prego, grazie a Radio Speranza. E prima di congedarci ricordiamo anche che sta per arrivare un'altra emozionante e radicata tradizione dell'estate, che è quella del 10 agosto, la notte di San Lorenzo, la notte del gran pianto di stelle, che nel concavo cielo sfavilla di pascoliana memoria, che ha ispirato romanticamente poesie, canzoni e credenze popolari. La notte in cui, come ogni anno, tanti occhi volgeranno lo sguardo al cielo per raccogliere al volo una stella, stringere nella mano una speranza. Se per gli astronomi e se sono le Persei di una pioggia di piccole meteore provenienti dalla costellazione di Perseo, particolarmente visibili in questo periodo dell'anno, per la tradizione popolare le stelle cadenti sono le lacrime versate da San Lorenzo durante il suo martirio, avvenuto nell'anno 258 sotto l'imperatore Valeriano a Roma. La tradizione cristiana ha connotato di attesa positiva l'immagine del pianto delle stelle cadenti, per cui chi si sofferma a ricordare che sono le scintille e le lacrime di San Lorenzo durante il suo supplizio può chiedere e ricevere una grazia. E allora, come scrisse Salvatore Quasimodo nella sua bella poesia Estate, «Cicale, sorelle, nel sole con voi mi nascondo, nel folto dei pioppi e aspetto le stelle».
Grazie infinite per l'attenzione e un caloroso saluto a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Speranza, e un rinnovato ringraziamento quindi ad Antonio Cessari per essere stato nostro ospite. Grazie a voi e tanti saluti a tutti. E a Fabio Luongo. Grazie a tutti. Volevo dire, se volete seguirmi potete farlo purtroppo su Facebook, perché ma anche nei miei concerti, dove vedete le mie date, su Fabio Luongo. Lì mi seguite tutti i concerti, tutte le cose che faccio e quant'altro. E allora, come le mie canzoni sono su YouTube, sul mio nome. Perfetto, un carissimo saluto a tutti. E allora, carissimi grazie ascoltatori a te, Daniela, di Radio Speranza. Grazie per la cortesia e gentilezza. Dov'è, se non ci siamo io e te, un motorino giravamo il mondo, non importa il resto che ci intorno, ma la domenica dov'è, se non ci siamo io e te, che noi a questo centro commerciale, andiamo al mare, tu voglio baciare.